Ok ragazzi, ci ritroviamo sul circuito di Algarve, siamo su una Ferrari, la Ferrari, e volevo farvi vedere qualcosa che Slidima di Studio ha realizzato che altri non hanno fatto. Guardate bene lo specchietto, se io mi sposto funziona, cioè è uno specchietto attivo, certo non al 100%, però intanto vedete anche lo specchietto qua funziona, il che aumenta il realismo ancora di più. E con la stessa occasione volevo provare questa fantastica la Ferrari 900 e tanti cavalli, 960, non mi ricordo bene ragazzi, sono un po' impreparato, ma non importa, quello che importa è godere di questa fantastica e appassionante Ferrari, cavallino rosso. Oh raga, potete dirmi tutto quello che volete, eh? Però la Ferrari è Ferrari. La passione, il cuore sportivo, la tradizione italiana. Sarò forse sciovinista, ma quello che mi riesce a dare come emozioni questo tipo di auto, che sia essa la 488, la 458 Italia, la Ferrari. Senti che suono, eh. È un inno alla bellezza e alla sportività quest'auto. In Portogallo, sul circuito di Algarve. E scarica tutta sta potenza. Senti, qua, 270, 280. E si deve frenare. Sì, lo so che sono fuori tracciato, ma non me ne frega niente. E qui in realtà virtuale, ragazzi, è veramente una goduria. Guarda qui. E si gira la testa per cercare il punto di corda, si riaccelera in progressione e si fa ululare questo motore, che poi è ultra tecnologico questo qui della Ferrari. Qui in questo circuito Chris Harris mi pare che ha fatto il mega test con la 918 Spider, la P1 GTR e la Ferrari, e mi pare che il giudizio era che la Ferrari non era in testa in tutte le prove che avevano fatto, ma era sicuramente stata selezionata, adesso se i miei ricordi sono giusti, come quella più appassionante, quella più arrapante, passatemi il termine ragazzi, e come dargli torto con quest'auto che è veramente appassionante, anche solo per girare da soli, senza corse, senza nulla. E in realtà virtuale, con questi sali e scendi, ragazzi, se penso che un anno fa avrei buttato giù tutte le budella. Ed oggi riesco ad apprezzare molto molto bene questi sali e scendi con quest'auto che è veramente. Provo ad alzarmi per far vedere, un attimino apprezzare. Mamma mia come canta. Anche se si deve parecchio anticipare. Ragazzi, la Ferrari, inutile presentarla. Ha già fatto la storia, appena uscita, quindi.
Circuito di Algarve. Eccolo qua, possiamo ammirare, ragazzi, guardate come è fatto molto bene il circuito di Algarve. Uno spettacolo. Mi viene quasi da appoggiarmi qui al bracciolo dello sportello. Se tiro fuori la testa. Guardate qua. Bene, ragazzi, da Algarve, Portogallo. Vi invito a lasciare un pollice in su. Se quest'auto vi piace, lasciatemi un commento, non esiterò a rispondervi. Se non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto. Ciao!